Buongiorno signori, ben ritrovati, tredicesima puntata su Attila. Mi è appena arrivata la pessima notizia che da oggi questi tocca mantenerli a me. Cosa che non mi piace affatto, infatti la nostra economia da un più 2008 è tornata a un 62. Ottimo guadagno, devo dire, vaffanculo. E niente, attraversiamo il Rubicone e il fiume, di là i nostri nemici si sono ritirati. E ora per arrivare lì faster potrei passare anche da qua, quindi ci piazziamo qui. Attraversato lì ci andiamo full tendopoli, questi in supporto, questi eroi di Roma. Imboscano, io giuro, odio pesantemente la loro vita e la fatica che mi fanno fare. Qua a Neapolis si arrangeranno un po' anche loro. Perché io a me servono le cose, ma sti cazzi, noi dobbiamo andare verso nord. E avevo detto che per la missione, almeno penso di averlo detto, ma sì, l'avevo detto, mi servivano X insediamenti, 45, io ne ho 42. Quindi, un rapido calcolo, 43, 44, 45. Quindi la nostra spia andrà più o meno fuori Verona a dare un'occhiata. Che cazzo sta succedendo? Non sta succedendo niente per ora, quindi stai lì bella, bella tranquilla te. Le lame, le nostre bellissime lame, quindi possono andare verso Mediolanum, forse far l'assedio. Covid, no. O piuttosto verranno verso di noi, ma sti cazzi. Allora, partiamo subito, vai Belisario. Che bello, questo qua è un settlement che sta veramente bene e Belisario adesso gli fa capire. La battaglia è abbastanza... Bellissima tattica, grande Belly. Rivendichiamo per l'impero. Buono. Abbiamo altra strada che possiamo fare. Qua probabilmente ci sarà uno split poi di chi andrà a Aquileta, abbastanza grosso. Io in verità volevo proprio scendere di qua, quasi ignorando Verona. Quasi. Ma Verona invece la faremo fare assediare, ma non da noi. Noi ci spostiamo, andiamo a Aquileta e poi scendiamo a Tarsatica. Tarstica. Anche qua c'è da scegliere. Avevo un piano in testa, ma è andato totalmente a puttana perché non mi ricordo più che roba. Costi per costruzione? No. Pressione fiscale più 3? Sì. La burocrazia è un male odiato, ma necessario. Beh, fino a un certo punto. Comunque... questi saranno i movimenti di campagna di quest'oggi. Probabilmente Aquileto lo lasciamo fare a loro due, mentre qua a nord ci penseranno Giampiero e Galeazzo qua. C'è modo, l'unico modo che ha lui per attraversare lì è questo qua. Non ci sono altri modi per arrivare lì. E a Genova? No, e a questo punto tanto vale spostarsi, unirsi e andare assieme in quel punto là, più o meno assieme. Cerchiamo di farlo avvicinare un pochino, così che nel caso faccia una ritirata finisca tra le zampe del nostro amico. Vai leggermente avanti. E questa sarà la mossa per questo turno. Adesso li sposto tutti in tendopoli perché 143 soldi, ne vorrei un po' di più io. Però alla fine dei conti questo è per ora. Allora, partiamo subito con l'attacco di Verona, con l'assalto, con l'assedio, con la presa. Morto. Bene, rivendichiamolo per l'impero. E non gli sapere il bisogno. Ho visto qua al sud, che non mi è piaciuto manco un po', che si sono fatti abbastanza... questo qua, io volevo tagliare di là, ma a questo punto mi toccherà andare qua. Ehi là, ciao Vandalo. Lo stai facendo a quella città lì che non è tua? Ma io stavo assediando, in verità volevo vincere. Non credo proprio. E te li piazziamo qua. E a te l'idea di assediare quel posto lì cambia da così a così. Velocemente, simulmente. Allora. Corriamo qui. Qua è possibile fare un passo indietro? Ok, così siete belli collegati. E nessuno ci rompe le palle. E noi dall'altro canto andiamo a Belisario.
assediare qui. Ah, purtroppo un turno mi tocca tenercelo, quindi facciamo costruire un'ariete e una... Cane, quanto me le fa pagare queste torri? Niente, vuoi l'ariete per le altre, te le devi aspettare un altro turno. Non credo proprio. Andiamo a mettere Giampiero il pazzo, suo amico, che poi si staccherà e da solo andrà a farsi spastica mentre Belisario torna indietro, e sarà il momento dove si separeranno. Purtroppo questo turno andiamo a spendere 761 per via di Belisario non accampato, che sta assediando, il che mi riempie il cuore di odio verso l'economia. Attenzione signori, perché questa è una bold move. I vandali si ritirano e invece l'esercito berbero avanza su di me e vuole venire a prenderci giro con i loro 3000 uomini e anche il capo fazione. Chi sono io per dire di no? Chi sono io per ritirarmi? Eccoli che avanzano, ragazzi. È un vero peccato non avere delle catapulte. Lì era proprio il massimo tirargli dentro con un paio di catapulte, un paio di onagri. Stanno venendo avanti belli compatti, tiftoff, facendo un po' quello che vogliono. Io non ho granché di problemi qua, però non posso attaccarli. Probabilmente hanno più range di me. Probabilmente sì, con gli arcieri, ma gli arcieri ce li hanno solo da un lato. L'altro è tempestato di stronzi lanciafionde come il mio. Quindi voglio proprio vedere cosa si inventano. Spero che le mie cavallerie ai fianchi siano di una qualche utilità, perché vedo che anche lui comunque ce n'ha un bel po' di cavalleria. Siamo più o meno la stessa... Siamo più o meno lo stesso esercito, se non che lui ha spammato veramente... Io ho più, molto più spadre e molti più... lancieri, che è tecnicamente buono per me, né? In quel senso qua. Tra poco mi sa che però arriveremo al dunque. Siamo a un passo dal vedere chi è che ha le palle e chi non ce le ha. Allora, quasi che inizia. Hanno deciso sul fianco, quello dove forse sono un po' più in svantaggio, di mandare fuori la cavalleria. E a me a un certo punto va anche bene, mandatela fuori. Vado a coprire un pochino il fianco. Attaccano di punta, io ritiro, mando avanti i lancieri. Ah, sono già vellotti. Che brutta la roba. Va bene così, va bene così, va bene così. Oh, eccoli qua. Bene, bene, bene. È iniziato il massacro da quel lato. Da questo, diamo un attimino gli ordini prima che succeda qualcosa che poi me ne pento. Tirate con le situe. Anche qua, wow. Mi hanno fatto così, hanno mandato la cavalleria alla carica di fronte ai miei bellissimi cosi, giusto per... E poi hanno fatto quella situa lì, perfetto. Quindi praticamente se gli va male si sono bruciati la cavalleria così a loro. A un certo punto cosa gli devo dire? Sono decisioni, ognuno in guerra fa quelle che deve fare. Noi qua abbiamo tre cavallerie spade e questa qua sta andando qui. Non mi pare abbiano altre cavallerie qua che possano uscire, se non il generale. Le altre impatteranno da quel lato lì, quindi queste qua gliele facciamo caricare sul fianco. Queste che sono appena arrivate invece vanno piano piano, senza correre fuori in quel punto lì. Qui vorrei tirare... No, qui vorrei, adesso che si spostano... Allora, annulliamo questo... quest'ordine qua, perché qua è molto più importante invece far riposizionare questi e questi qua. Andiamo avanti un po' piano perché sono tante unità e devo capire che cazzo sta succedendo. Lo sapevo che era solo per tirarmeli fuori quelli. Infatti qua vediamo ancora se riusciamo a tirare una rastrellata di sassi. Veniamo indietro. Andiamo avanti. Veniamo indietro. E andiamo avanti. La cavalleria ormai è partita. Anche noi ci esponiamo con la nostra. Poi ho lasciato una spada libera, che non è un problema. Andiamo due cavallerie a cesare quella là. Avanziamo con questa. Qua siamo in un buon punto. Beh, buono è una parola grossa. Possiamo... Ok, ci piazziamo giù. Ok, qua ce l'abbiamo fatta. Fermo un giro. Qua c'è parecchio micro, mi scuserete, ma non c'ho voglia di buttare nel cesso della roba, giusto perché li ha, si sente di avere 2000 unità libere.
Non ha senso che questi qua attacchino, ha senso che questi qua si sposti per ora. È qua che dobbiamo fare qualcosa di buono. Allora, lui qua, la sua cavaliera l'ha mandata a morire, come avevo detto, e buon per lui. Io voglio che questi attacchino qua. Questi corrano sul fianco. Avessi la possibilità di farli correre di più, lo farei. Qua vedo che c'è un buco che si è andato a creare, che non è brutto. Possiamo sfruttarlo in questa maniera qui, volendo. Il problema di queste unità qua è che si mettono tanto a riposizionarsi, ma... E poi a sparare nella maniera giusta. Ma una volta che sparano, se sparano bene, è fatta. Io direi che possiamo anche usare la nostra cavalleria, non sta facendo niente, per charzare un pochino lì in mezzo. Vediamo un attimo come evolve la situation. Buono, 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 buono. Toh, nella schiena. Poi. Ok, hanno mollato qua. Wow, interessantissimo. La nostra cavalleria quindi carica lì dentro. Noi qua siamo. Ok. Va bene. Se volete fare quello, a me va bene come tattica. Ci sta tantissimo. Me è ottimo. Qua gli diciamo di ritirarsi. Qua facciamo un così. Spero riusciate a seguirmi, ragazzi, perché so che sto sclerando un pochino con le cose, ma in verità non è per niente male. Oh, esatto, bravi ragazzi. Questo è esattamente quello che dovete fare. Dovete piazzarvi qua e smitragliarli come dei Kalashnikov medievali nella schiena. Qua abbiamo una cosa che non ha fatto un cazzo, verrà poi buona qua nel mezzo sicuramente. Mando fuori anche l'altra cavalleria che abbiamo. Anche qua purtroppo mando, non è il massimo, ma vediamo adesso un po' rallenti. Anzi, rallenti proprio non si capisce un cazzo, fatemi spostare le truppe. Il nostro generale è sotto attacco perché l'ho lanciato dentro, probabilmente sarà quello il motivo. Vabbè, continuate a tirargli. Vediamo se gli passa la voglia di correre. Qua li abbiamo presi dietro. Allora, qua c'eravamo ben impuntati. Oh, il loro generale è uscito. La nostra sta cesando quelli là. A me va anche da Dio. Me ne frega un cazzo assolutamente. Qua caricate questi che sono un passo da voi. Il nostro generale dovrebbe essere già fuori. Infatti mi sa che è questo qua. Esatto. Ha due poteri. Ha grido di guerra che abbassa il morale. E terrore che abbassa il morale. Lo facciamo andare qui in mezzo, poi gliene facciamo sparare uno a fianco all'altro. Questi qua intanto smitragliano like no tomorrow. Prima di far crollare il loro fianco velocemente. Purtroppo qua non posso intervenire con questi, ma posso intervenire con questi. Là, qua perfetto. Qua in mezzo la nostra sta cadendo. Vediamo se riusciamo a sistemare un attimino. Qua c'è poco da sistemare, c'è la gente che deve riuscire ad arrangiarsi un secondo, fin tanto che non finiamo qua. Anche qua abbiamo morale meno 8. In effetti mi serve che crolli velocemente qua la roba, quindi lo usiamo. Penso che si possa fare qua, ok. Qua li hanno presi? Li hanno presi, giratevi, smitragliate. Dai belli, dai belli, dai belli, dai belli, dai belli. Sassate nella schiena. Ognari, ma che cazzo? Sassate nella schiena. Niente, oh, non posso star lì a guardare perché la voglio vedere sta. Oh. Oh sì. Oh sì. Sassate nella schiena, perfetto. Anche qua sassate nella schiena. Qua continuate a correre, boys. Qua va bene, sassate nel fianco. Tu rimani su questo. Tu carica questo. Tu vai a dare una mano lì. Te vai a dare una mano qua. So che poi dopo ci saranno le nostre cose. Siamo a posto. Tu
tu stai guardando la gente, non mi piace. Oh, fuck. Qua le abbiamo prese probabilmente. E non ci si può fare un cazzo. Vabbè, siamo giocati una cavalleria noi, purtroppo, anche perché mi sono messo lì a guardare sti cazzo di tiratori che non tirano mai. Il generale qui è arrivato, facciamo un doppio terrore. Purtroppo. Devo stargli più vicino. Qua come stiamo andando? Oh, a parte quelli là che stanno giocando a rimpiattino e non me ne frega niente. Qui ok. Qua in verità ci si è aperto il fianco. E giusto per far tenere meglio quel fronte lì, io glieli butto dentro. Questi qua devono arrivare in questo punto qui. Questi qui devono girare di più. Qua mi piace come sta andando la situation. In verità questi tirino a questo mentre si va avanti. E la mia cavalleria. No, deve fare così e poi così. Vediamo se riusciamo a mettere un ordine questa faccenda. Quello sta crollando, quindi questi si girino di qua. Ok, niente, si girino anche loro. È un po' una mezza cazzata quello che ho fatto, ma. Ho una mezza idea. Niente, oh, ce li abbiamo addosso questi qua, non vogliono mollarci. Allora, vediamo un attimino la situation. Uomini disperati che se la danno a gambe non è esattamente la parola che userei. Oh, qua li vogliono prendere a tutti i costi, io li lascio prendere a un certo punto, cioè. Lasciategli fare, cosa vi devo dire? Qui Cristo dovrebbero stare a cadere abbastanza. Allora, il loro generale è andato. Oh, questo cambia un po' di situa. Questo cambia un po' di situa. Qua in mezzo dobbiamo gestire un po' meglio. Ma in verità cosa voglio gestire? Qua è un'orgia di gente che sta avendo attacchi spastici multipli. Ma poi non abbiamo neanche più tanto difenditore perché stanno tutti cercando di fare qualcosa là dietro. Qua però siamo dentro. Dai, cerchiamo di gestire questa faccenda qua con il nostro generale che finalmente è riuscito a staccarsi. Il loro generale è morto. Un colpo fatale. Le nostre forze hanno trovato il Buono! passaggio. Si torna a combattere. Dai, fenditores. A quella sono andati, buono. Sui cavalli, andate lì. Io credo che li abbiamo inchiappettati questi uomini qua, eh. Non so Una perché. delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Buono. La stretta. Oh, l'unità usa tutte le munizioni. No, dai, c'è già abbastanza adesso. Lasciamo perdere che attacchino pure quelli. Abbiamo. Ok, sì, ce l'abbiamo. Numericamente superiori al nemico. È ripponi qua. È ripponi. Oh, non so, sti berberi hanno fatto un po' di cazzate, onestamente. Hanno troppa fanteria e non riescono a fare una merda. Li mando un po' a cesare, a uccidere quelli che ci sono da uccidere. Magari non i fenditores che sono veramente il cancro. Ma è andata bene, quindi GG, signores, con lo sfenditores. Allora, Berberi, com'è andata la battaglia? Visto 2900 perdite, non saranno un pochino tante? 2901, quell'uno in più era il capitano. Io non reintegro un cazzo perché mi avete attaccato la schiena dopo aver fatto degli accordi con me, quindi andate a fanculo. Ok, boys, via. Grandissimi. Hai arruolato talmente tante truppe che le casse stanno cedendo sotto il peso del loro Non ho arruolato 6 mesi di truppe. Non è vero, non è vero. 190 sto guadagnando. Non ho arruolato niente di tutto ciò, di quelle puttanate che dici. Madonna mia. Non ho arruolato 6 mesi di truppe.
Allora, come vanno i miei uomini di battaglia qua? Sarebbe a Cesare? Che sarebbe a Cesare? Sarebbe a Cesare, ma so che i Vandali sono là con una forza ancora più grossa, quindi per ora ci lecchiamo le ferite. Aspettiamo, nemico ucciso in battaglia però, è il capo dei Berberi, però se n'è andato. Vediamo se riusciamo a prendere Aquilea, penso proprio di sì, questa è una battaglia infima. Oh, ma avevi lo speed prima, tiro anche adesso, bro. E rivendichiamo l'insediamento. Ah, e Verona è stata... Quindi abbiamo fatto? 45 su 45! Oh, perfetto! Quindi... Giampiero, per la prima volta nella tua vita da solo? So già che arriverà l'inculata qua, eh. Avanza. Giovanni d'Armenia. Ok, quella lì è lì. E te la farai tu da solo. Il nostro caro Basil, l'investigatopo, è adesso qua. Beh, andiamo per Mediolanum, dai. Come faccio ad arrivare qua velocemente? Da nord. Va bene. Va bene, non faccio storie. Adesso che lui va in Tendopoli dovremmo riniziare a guadagnare... sì, figa, quanto cazzo mi costa? L'esercito di Belisari. Ci hanno tolto il piacere della vittoria qua. Un po' infame come mossa, ma va bene. Arriviamo nelle province, queste passando... Però hanno dimenticato il lago di Garda qualcuno. O è quel... No, questo non è il lago di Garda. E si conclude qui la puntata con la bellissima battaglia vinta, con la nostra conquista praticamente della penisola. Vedremo poi nella prossima come concluderemo la faccenda. Signori, vi saluto e vi rimando alla prossima.